Bentrovati ai telespettatori di Cilento Channel, ci colleghiamo nuovamente con il sindaco della città di Agropoli per fare un po' il punto della situazione dopo il comunicato di ieri sera che insomma informa la cittadinanza di 10 nuovi casi positivi in città. Sindaco, innanzitutto bentrovato e poi cosa possiamo dire ai cittadini che insomma abbiamo visto anche un po' sui social, sono abbastanza preoccupati per questo numero elevato di positivi in un solo giorno. Ma innanzitutto un saluto a tutti, della sera, Stella, grazie insomma per queste possibilità di incontrarci. E è chiaro che i numeri della pandemia possono salire, possono scendere, sono dei meccanismi anche imprevedibili che prescindono da noi e dalla nostra organizzazione. È chiaro che la città di Roma è una città aperta come le altre, quindi benissimo può capitare che vengano persone dall'esterno e in qualche modo si possono creare situazioni come questa di incremento insomma, del contagio. La questione però penso di questi giorni credo sia relativa in particolare alle scuole e a questa polemica scuola aperta sì, scuola aperta no. A noi piace molto schierarci, ci piace essere guelfi e ghibellini, essere bianchi o neri, insomma, cioè questa voglia insomma, in ogni caso è sempre di schierarci da qualche parte e fare le battaglie, poi non so a pro di cosa. E si è creata anche questa volta, credo sia evidente, sui social, la questione in particolare dei licei. Io incontrerò gli studenti dei licei, i loro rappresentanti, i genitori, avrò con me l'ASL che in qualche modo cercherà di spiegare le cose come stanno andando e quindi per cercare di rassicurarli, di tranquillizzarli. Abbiamo passato momenti molto peggiori rispetto a questo e questa attenzione che si è creata, per quanto comprensibile, ai miei occhi sembra inspiegabile, forse qualcosa mi è sfuggito, però andiamo un attimo per ordine e cerchiamo di spiegare il concetto. Quali sono le richieste che mi sono arrivate? Oggi ne parleremo in questo incontro che abbiamo convocato per le ore 17. Quali sono le state cose che mi hanno chiesto di spiegare? Mi hanno detto innanzitutto, uno, la questione dei tamponi, perché gli studenti che stanno nelle catene dei contatti dell'insegnante non hanno ancora ricevuto il tampone. Questa è una normativa che segue l'ASL, che è una normativa ormai di cui abbiamo parlato tantissime volte, che il tampone è meglio farlo non subito, è meglio farlo dopo qualche giorno, ed in particolare l'ASL ha dato come tempo di attesa 10 giorni. Se il tampone rispetto alla persona è positivo, questo rimane in quarantena. Se il tampone è negativo, al termine di 10 giorni può già uscire di casa. Quindi la scelta di fare un tampone non nell'immediatezza è una valutazione che fa il Ministero, a cui l'ASL si attiene, a cui il sindaco di Agropoli non può certo venire meno, perché non è un'indicazione, è una scelta che dipende da me. Se dipendesse da me, io le farei in continuo di tampone. Fatta questa presa, perché sembra quasi che il sindaco difenda delle posizioni, io non difendo niente, io cerco, essendo ufficiale di governo, di seguire le indicazioni che mi vengono date e le posso commentare, ma le devo rispettare e devo fare seguire. Oggi l'indicazione è che i tamponi non si fanno subito, si fanno al termine dei 10 giorni. Questa è una prima cosa che mi è stata contestata, quasi come se fosse responsabilità del sindaco l'indire o il fare i tamponi, non dipende da me, ma dipende dall'ASL. E l'ASL riceve delle direttive di carattere nazionale, primo elemento. Dice, ma perché fare subito i tamponi? Perché giustamente sono dei contatti collegati a contatti, ok? Quindi cerchiamo di spiegare qual è la richiesta dei giovani delle scuole, che è comprensibile ma che è stata valutata scientificamente già. E cioè cosa? L'insegnante ha incontrato nella classe uno studente. Questo studente potenzialmente potrebbe incontrare nel corridoio uno di un'altra classe e quindi allargare il contagio. Ora, fermo restando, uno potrebbe subito dire lo studente potrebbe incontrare qualcun altro anche in mezzo alla strada o anche altrove, fatta questa domanda per questa premessa, è chiaro che scientificamente il contatto del contatto non è considerato tale né da quarantena né da tampone.
questa non è una, un'altra cosa che non dipende da me, ma dipende dall'indicazione che il Ministero fa su valutazione di carattere scientifico, cioè statisticamente il contatto non è considerato. Quindi, uno, i tamponi si fanno dopo un po' di tempo, non per scelta nostra, ma perché così è indicato dal Ministero. Due, il contatto del contatto non viene considerato, non per scelta mia, ma per valutazioni scientifiche fatte dal Ministero e dagli organi preposti. Quindi è chiaro che rispetto a questa loro richiesta io non posso soddisfarli, cioè non posso, e né posso chiudere le scuole, perché i dati che si collegano alla chiusura delle scuole sono dei dati che devono anche quelli avere un supporto scientifico. E di ieri, mi pare, la questione che riguarda il sindaco di Nocera, se non erro, di Sardo, mi pare Nocera, o di Scafati, anzi Scafati, che ha chiuso i licei, hanno fatto ricorso al TAR e il sindaco ha dovuto riaprire le scuole perché i dati che venivano portati a supporto della chiusura delle scuole non erano tali da poter determinare la chiusura, e il TAR ha riaperto le scuole. Quindi è chiaro che le richieste che possono fare i genitori o gli studenti in ansia sono tantissime, ma è pur chiaro che noi ci muoviamo in un contesto normativo che dà dei paletti anche a me come li dà a loro. Allora, come possiamo uscirci da questa cosa? Usciamocene cercando di comprendere le cose senza creare polemiche e anzi inutili, strumentali, che non servono a niente. Quindi io sono l'interlocutore a cui volete rivolgervi per avere dei chiarimenti, per avere certezze. Sono qui a disposizione, sì, come ho sempre fatto, e mi assumo le responsabilità anche se non sono direttamente a me connesse, perché non dipendono dal mio operato, perché sono, come ho detto, indicazioni ministeriali, indicazioni dell'altro, e intervengo anche in corsi a fare altro che, diciamo, non fanno a me direttamente riferimento. Quindi mi auguro con questo di aver spiegato. Ora incontrerò i ragazzi, cercherò di spiegare anche altro se era stato necessario, però credo che altro io poco posso fare rispetto a essere a depressione per chiarirci di continuo.